Amici di Paddock News, buonasera da Hockenheim, siamo qui per il commento conclusivo a questo weekend del Gran Premio di Germania, vinto da Lewis Hamilton con forza su Nico Rosberg. Il pilota inglese si candida così sempre più alla conquista del suo terzo titolo mondiale, ormai distacca il tedesco in classifica piloti e vola verso il titolo. Nico Rosberg ha vissuto una gara difficile con una partenza non perfetta, è stato superato da Daniel Ricciardo ed ha anche dovuto scontare una penalità per il sorpasso su Max Verstappen giudicato irregolare dagli steward. Il podio si completa così con Ricciardo secondo e Verstappen terzo, un weekend molto positivo per la Red Bull, che si conferma la seconda forza del campionato e sorpassa la Ferrari in classifica costruttori. La Ferrari oggi conferma quanto fatto ieri in qualifica, il quinto e il sesto posto del sabato vengono confermati in gara, Vettel davanti a Raikkonen. Ma la situazione è piuttosto difficile. Oggi nessuno della squadra ha cercato scuse o si è nascosto dietro ad alibi. La situazione è piuttosto complessa. La squadra ha perso il secondo posto in classifica costruttori, ma quello che è più grave è che la Red Bull ha dimostrato uno sviluppo costante ed è riuscita a portare soluzioni che funzionano, hanno fatto migliorare parecchio la macchina. Il motore, che è il tallone d'Achille del team austriaco, adesso funziona meglio e le prestazioni sono molto buone. E si avvicina alla Mercedes. La Ferrari invece purtroppo, come ha confermato stesso Arriva Bene, non presenta importanti pacchetti aerodinamici dal Gran Premio di Spagna a Barcellona. Quindi sarà importantissimo nelle prossime gare, già dal Gran Premio del Belgio, fra 3 settimane, cercare di ridurre questo gap dalla Red Bull e riuscire a riconquistare il secondo posto in classifica costruttori, perché è l'obiettivo che adesso è più pressante. La Formula 1 adesso si ferma, va in ferie, fra 3 settimane il Gran Premio del Belgio, a risentirci da Spa-Francorchamps. Buona serata a tutti.